Un saluto da Pippo Vardelli, come sempre a metà settimana si parla di sport, ma oggi parliamo di uno sport un po' meno conosciuto rispetto al solito, perché parliamo di ultra trail running e lo facciamo con un professionista, chiamiamolo così, della materia come Giulio Brusamonti. Ciao Giulio e benvenuto su Radio Sound. Ciao Pippo, grazie per il professionista. Parliamo di ultra trail perché hai da pochi giorni concluso la Abbots Way, la Via degli Abati, una gara di corsa di ultra trail running, appunto di 120 km da Pontremoli a Bobbio, in cui ti sei classificato al secondo posto. Per cui ti chiedo, oltre alla soddisfazione del risultato, raccontaci un po' com'è stata questa gara. La gara, diciamo, è andata. Non mi aspettavo una gara del genere, diciamo così. Ero partito dicendo ai miei amici, ai miei familiari, spero di arrivare a Bobbio. E poi ho iniziato a dire, no, dai, spero di arrivare entro la mezzanotte. E poi, niente, quando è iniziata la gara mi sono ritrovato nella prima salita, perché stavo correndo assieme a Nicola Poggi, che è il primo classificato, che gli ho detto il mio obiettivo di gara, mi ha guardato stranito, mi fa... No, no, ma tu con questo ritmo qua puoi chiuderla in 14 ore. Eh sì, vedrai. E allora ho fatto, diciamo, un 10 km con questo ragazzo che mi ha motivato, mi ha detto, no, ce la puoi fare? E niente, ha avuto ragione lui. Tra l'altro, gli ascoltatori hanno notato, tu hai parlato di 14 ore, cioè siete partiti alla mattina e siete arrivati in piena sera. Sì, siamo arrivati... Allora, sono arrivati verso 9, 9 e mezza, grazie a Dio perché dopo le 10 si è scatenata una bufera sul percorso gara. Infatti sono dell'idea che chi ha completato la gara, che è arrivato proprio dopo le 11, sia davvero una persona, un superumano. Non... Certo. Già quando sono passato io sulla sella dei generali iniziava ad esserci temperatura vicino allo zero e forte vento. E dopo un paio d'ore è venuta giù bufera di neve e un vento fortissimo, temperatura impicchiata. Mamma mia, una gara veramente sovrumana da un certo punto di vista. Siete partiti a che ora da Pontremoli? Siamo partiti alle 7 e diciamo abbiamo visto tutte le 4 stagioni durante il percorso gara. Sì, siamo partiti con... più spiovigine a Pontremoli. Poi siamo arrivati a Borgo Taro che c'era il sole, tiepido. Poi il tratto tra Borgo Taro e Bardi sembrava di essere piena estate, temperatura che è arrivata fino a quasi 25 gradi. E poi quando siamo arrivati nel Piacentino ci siamo trovati in pieno inverno. No, molto bello, molto, molto bello. Poi tutto il percorso molto vario e diciamo che sono state 14 ore che sono passate molto velocemente. Ecco, 14 ore di corsa, c'è gente che fa fatica a fare mezz'ora, tipo sottoscritto, e non immagino nemmeno cosa possono essere 14 ore. E ti chiedo, c'era qualcuno che ti ha accompagnato durante il percorso o hai fatto tutto da solo? È stato, diciamo, una gara di squadra perché mi ha accompagnato la mia morosa che è partita in macchina da Pontremoli e ci siamo trovati nei ristori principali, quindi a Borgo Taro, a Bardi e a Farini, dove mi ha passato borracce, alimenti che riuscivo a mangiare, ma anche addirittura a Farini si è fatta trovare con la bomboletta del ghiaccio per farmi un po' rilassare un ginocchio. E oltre che avermi accompagnato tutta la gara, mi ha anche accompagnato per tutti gli allenamenti che ho dovuto fare per questa preparazione. È stata davvero una santa donna. È come se avesse vinto anche lei, diciamo. Sì. La cosa che avevo in mente è tipo la Formula 1, cioè il mondiale piloti e il mondiale costruttori. È stato un lavoro di squadra, sì. Questa gara ti qualifica ad altre gare, ti permette di andare avanti, soprattutto quali sono i tuoi obiettivi andando avanti? Allora, questa gara, diciamo, è importante perché dà dei punti per potersi qualificare due gare molto famose nell'ambito dell'ultra trail, che una è l'UTMB. Una gara che si corre a Chamonix a fine agosto e l'altra invece è la Western States, una gara negli Stati Uniti dove però l'ingresso prevede una sorta di lotteria e diciamo che
La Western States è un mio obiettivo perché tipo, è stata la prima gara di ultra trail. È nata come una gara di cavalli. E poi un signore che si è preparato ha fatto più edizioni nella sua storia, sempre con lo stesso cavallo. Un anno gli è morto il cavallo la settimana prima della gara. E per onorare il suo cavallo ha corso la gara a piedi ed è riuscito a completarla entro il tempo limite. Allora, dall'anno successivo hanno iniziato a mettere la possibilità di poter correre questa gara ed è rimasta nel circuito internazionale. Infatti, il premio alla fine della gara non è una medaglia, ma è una fibbia che si usa per ferrare il cavallo. Fantastico, fantastico, una storia veramente incredibile e le andrei a fare? Sono stato sorteggiato quest'anno per la gara, diciamo, la sorella minore dell'UTMB, che è la CCC che parte da Courmayeur, arriva a Chamonix. E Ok. invece per la Western States bisogna aspettare il sorteggio e diciamo che sicuramente voglio togliermi questo sassolino dalla scarpa. Immagino che sia un tuo grande obiettivo. Ovviamente facciamo il tifo per te, magari torneremo a sentirci proprio dopo questi due appuntamenti e nel frattempo ti facciamo un grosso in bocca al lupo per quello che è il tuo percorso nell'ultra trail running. Grazie mille, crepi il lupo.